Ciao a tutti, oggi è il 14 maggio 2018, questa qui è la via Urbano Rattazzi e questo qui è il monopolio di Stato. Allora, passo adesso in via Piacenza, dove qui abbiamo il divieto di fermata con tanto di spostamento con col carro attrezzi, e vedete qui la via dove ci sono tutte le macchine parcheggiate. Abbiamo qui l'uscita di sicurezza, vedete l'uscita di sicurezza dell'istituto, dove addirittura abbiamo una transenna residuo della strada Alessandria, credo, vedete? E poi dopo di fronte c'è una macchina. Proseguo ancora nella via . Allora, qui abbiamo una centrale elettrica che controlla la luce di tutta la zona. Vedete? Abbiamo una macchina davanti, che non ci dovrebbe essere perché innanzitutto è vietato il parcheggio. Se capita qualcosa non possono intervenire e la zona rimane al buio, a meno che non spostino la macchina, va bene? Queste qui cerco di tenere alto, sono tutte macchine parcheggiate e siamo in via Piacenza, il tratto tra via Trotti e il tratto tra via Urbano Rattazzi, va bene? Ok, io con questo vi saluto e vi ricordo che le uscite di sicurezza non devono mai essere bloccate. In questo caso qui c'è un istituto tecnico, ci potrebbe essere qualche incidente e questa porta non si riesce ad aprire. Ok? Chi deve provvedere? E chi lo sa? Siamo in Alessandria, in una città che ognuno fa quello che vuole, intanto nessuno interviene, neanche chi di dovere, comunque la città è questa qui, va bene? Poi dopo io sono sempre il solito stronzo, eh? Va bene, ciao a tutti.